Ciao a tutti i miei e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre io sono Technoid e siamo tornati con un nuovissimo glitch, sempre su Rainbow. Ebbene playerini, oggi siamo tornati con la nuova serie di video dove andremo ad esplorare tutte quelle strutture e quegli edifici dove normalmente non è possibile entrare al loro interno, ovvero quelle strutture che sono solo messe lì per abbellire e per arricchire le mappe del gioco. Ma noi playerini non ci fermeremo solamente ad ammirarle e guardarle, ma ci entreremo proprio dentro perché siamo curiosi di vedere che cosa c'è al loro interno. Nel video di oggi prenderemo in esaminazione la mappa Caffè Dostoevskij e andremo ad entrare in quella struttura che assomiglia alla casetta di Babbo Natale. E direi che è arrivato il momento di andare insieme a vedere come fare per entrare nella mitica casa di Babbo Natale. Ovviamente per fare questo glitch dovrete essere nella mappa Caffè Dostoevskij e dovrete avere in possesso un operatore che abbia lo scudo, perché come avrete capito grazie allo scudo potremo fare mille glitch. Avrete anche bisogno di un vostro amico, perché questo glitch funziona solo se sarete in due, perché uno di voi sarà Babbo Natale ma l'altro sarà l'elfo che lo dovrà aiutare ad entrare dentro alla casetta. Questa battuta fa schifo e lo so. Una volta che avrete tutto l'occorrente per fare questo glitch, dovrete andarvi a recare fuori dalla mappa Caffè Dostoevskij, esattamente di fronte a queste casette a tema natalizio. Ora non dovrete fare altro che andare a posizionare il vostro scudo esattamente in questo punto e dovrete dire al vostro amico di mettersi a scattare di fronte allo scudo, cominciando così a vibrare. Ora tocca a voi, perché dovrete andare dall'altra parte dello scudo e dovrete mirare il più possibile verso il muro della casetta. E quando spunterà il messaggio che vi dirà di premere un tasto per scavalcare lo scudo, voi dovrete scavalcare lo scudo. E se avrete fatto tutto ciò correttamente, il vostro amico vi spingerà e vi farà entrare dentro alla casetta di Babbo Natale. E playerini miei, grazie a questo glitch potrete vedere tutti i nemici che vi staranno attorno. Però ovviamente il modo per sfruttare al 100% questo glitch è quello di farlo nelle partite personalizzate. Soprattutto quando state facendo un nascondino con i vostri amici, voi vi dovrete andare a nascondere lì insieme a tutti gli altri vostri amici, e il giocatore che vi cercherà non vi troverà mai. Ovviamente saprà che siete lì se avrà visto questo video, playerini miei. E per uccidervi gli basterà sparare attraverso alla casetta, perché questa casetta non è come tutte le altre strutture che non fanno passare proiettili. Questa i proiettili li farà passare tutti e voi morirete se lui vi prenderà. Quindi vi consiglio di stare sdraiati se lui scoprirà la vostra posizione, in modo da cercare di evitare i proiettili. Ovviamente fate questo glitch il più velocemente possibile se state giocando nella modalità realismo tattico, se no appena uscirete quello che conterà saprà subito la vostra posizione. E playerini miei, direi che siamo arrivati anche alla fine di questo video. Scrivetemi qua sotto nei commenti quanti amici avete trollato e soprattutto dopo averli trollati fateli vedere dove avete visto questo glitch, ovvero su questo mitico canale. Vi invito come sempre a lasciare un pollicione lì su se questo video vi è piaciuto. Vi ricordo che qua in descrizione troverete tutte le mie info, ovvero la community PS4, la community Xbox One, e se volete c'è anche il mio account Steam oppure Uplay, dove possono aggiungermi i playerini che giocano su PC. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché è lì che pubblicherò quando starò online per giocare con voi e soprattutto quando tornerò dalle vacanze per fare altri minigiochi con voi. Attivate la campanellina in modo da essere sempre i primi a sapere i nuovi glitch che escono su Rainbow, e così di conseguenza sarete i primi a trollare i vostri amici. E direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella playerini!